Buonasera a tutti e benvenuti alla settima edizione della Rassegna Nazionale Biennale di Danza, omaggio a Loredana Benchi. E inizio subito con i ringraziamenti. Un ringraziamento particolare va ad Unipol Banca e ad Arca Vita che ci hanno sostenuto per questo progetto. L'incasso della serata andrà a favore dell'associazione Amarelo e all'inizio della seconda parte verranno dette due parole anche sull'associazione. E poi sono felicissima di presentarvi Enrico Pieruccini, un noto critico e studioso della danza che se si avvicina a me gli passo il microfono. Grazie. Per ricordare Loredana e Maurizio, che fu vicino ai tantissimi spettacoli, sia come scenografo che come light designer, dobbiamo partire dal 1973, quando un danzatore del Royal Ballet, Wayne Sleep, segnò un record rimasto ancora, risposto così, sì, rimasto ancora imbattuto, e fece un mantra sha 12, passo un attimo il microfono così spiega agli amici dei parenti e agli amici dei bambini. Ecco, comunque mentre sha, penso che sappiate cos'è quel salto, si incrociano i piedi e è un virtuosismo, e ne fece ben 12, un record che tuttora è imbattuto. Quattro anni dopo, nel 77, esce un grande film con Baryshnikov, Due vite una svolta, che fa conoscere Baryshnikov fuori dal mondo della danza. Diventa una star per eccellenza e viene fuori una notizia che poi fu una bufala, che Baryshnikov aveva battuto quel record. L'altra scena era salito ancora da 12, era passata a 14. E ne nacque tutto un miracolo. Loredana diceva: non è questo il punto della danza. La danza non sta qui. Perché Loredana insegnava che la danza si fa con i muscoli, i nostri 300 muscoli che compongono il corpo umano, si fa con il cervello che coordina i muscoli e ci fa ragionare, ma si fa tantissimo con il cuore. E credo che questo sia stato un grande insegnamento che collocava Loredana in un ambito molto particolare, perché negli anni 70, quando ebbi la fortuna di conoscerla, ad esempio Gene Kelly e Fred Astaire erano un po' dei modè, perché c'erano nuove istanze accademiche meravigliose, si pensa a Shirley Killian, e Loredana le seguiva, ma aveva un occhio anche a Fred Astaire, a Gene Kelly, non solo per quel tipo di danza che poi andava a mescolare, a integrare con l'accademico, ma anche per quella finezza pittorica che poi dopo traslava anche in scena. Quindi credo che per finire, ti ripasso il microfono, questo non aderire al virtuosismo puro, ma a ricordare agli allievi che c'è soprattutto il cuore, sia stato il più grande insegnamento. Grazie. Io abbassando il cuore di cui parlava anche con Pieruccini, iniziamo noi maestre di Verona con un fuori programma sempre per Loredana, grazie.
Thank you.
La mia danza, Loredana Enrico. Ballet Studio, Donatella Chiparro. Marini Anziotto. Mamma Danza Teatro, Maria Giuliana Gardoni, Massimo Coppola, grazie. Grazie.